Bene, amici di AndroidBlog.it, non eravamo andati in vacanza, ma stavamo cercando solamente qualche prodotto interessante da recensirvi. Oggi vi mostriamo questo interessantissimo gadget. Parliamo del Tronsmart T1000, che è un dispositivo proveniente direttamente dalla Cina, ma che come Miracast differisce dagli altri per un'interfaccia ben curata e molto funzionale. Scopriamolo insieme nella nostra recensione. Questa praticamente qui sotto la nostra telecamera è la confezione del Tronsmart T1000. Il Tronsmart T1000 è sostanzialmente un Miracast che tramite appunto Wi-Fi riesce a collegarsi allo smartphone e condividere contenuti multimediali e non all'interno della nostra TV. Quindi tramite Wi-Fi che troveremo all'interno di questa confezione riusciremo a condividere tutto ciò che abbiamo sul nostro smartphone, quindi si intende foto, brani audio, brani video, sullo schermo della nostra TV che deve essere dotata come unico requisito di porta USB e porta HDMI. Innanzitutto vedete qui nella confezione che abbiamo ricevuto, abbiamo subito il Tronsmart T1000 che sostanzialmente si presenta con un design molto semplice ma alquanto interessante in quanto a funzioni. Abbiamo qui la porta HDMI per collegarla appunto alla TV e sulla parte posteriore abbiamo l'ingresso micro USB. Per diciamo appunto prendere l'alimentazione. Abbiamo poi nel resto della confezione i manualetti per la prima configurazione che poco ci interessano visto la grandissima semplicità per la configurazione e abbiamo qui il cavo che si presenta in modo abbastanza complicato. Abbastanza complicato perché abbiamo da un lato questa porta con ingresso normalmente USB, quindi da collegare dietro la TV per far diciamo per dare alimentazione alla nostra chiavetta Miracast, il lato micro USB per collegarlo direttamente nella parte posteriore del device e qui abbiamo una antenna WiFi che ci permette di comunicare tramite questa appunto antennina al nostro router che diciamo una volta data la connessione ci permetterà di visualizzare i contenuti tramite internet direttamente dalla Tronsmart. Adesso andiamo a vedere insieme sulla nostra TV come configurarla e come funziona. Eccola dunque l'interfaccia grafica del Tronsmart T1000 che troviamo subito dopo averla collegata alla TV tramite porta USB per l'alimentazione e HDMI per la sorgente, diciamo per la trasmissione delle immagini. E qui subito si presenta una schermata riassuntiva che ci mostra un po' sostanzialmente come far funzionare tutta l'applicazione. Allora, innanzitutto possiamo decidere se utilizzare il Tronsmart T1000 come dispositivo da cui acquisire segnali, quindi dallo smartphone oppure dal computer. Se decidiamo di acquisirlo dallo smartphone, come adesso vedremo insieme con il nostro Galaxy S5, bisognerà scaricare un'applicazione dal Play Store o anche dall'iPhone, visto che è compatibile con dispositivi Apple, che si chiama appunto EZCast, mentre tramite il sito web che vedete nella parte inferiore dovrete scaricare l'applicazione per Mac o per Windows e quindi eseguire diciamo la trasmissione dei contenuti tramite anche computer. Noi abbiamo già scaricato l'applicazione qui sul nostro Galaxy S5 e adesso l'andremo ad avviare insieme. Innanzitutto vi ricordo anche la presenza di un trasmettitore Wi-Fi del Tronsmart T1000 che ci permette di collegarci alla rete Wi-Fi quando effettueremo la prima connessione. Adesso vedete qui nella schermata qui di fronte sul Galaxy S5 dobbiamo selezionare subito il dispositivo Tronsmart. In questo modo ci permetterà di eseguire un gran numero di operazioni e in questo modo vedete ci troviamo di fronte al menu principale. Menu principale che ci permette di impostare tutte quante le opzioni disponibili su questo EZCast. A partire appunto dalla risoluzione. Risoluzione che varia dalle più basse fino ad arrivare al Full HD, però mi scuso in primis per tutti questi rumori di fondo, ma qui in questi giorni c'è un gran fracasso. Dicevamo, la risoluzione è modificabile, password per la rete wifi di questo Trosmart a cui ci collegheremo per trasmettere il segnale internet che adesso tramite la pulsantiera che trovate sullo smartphone andremo a configurare la nostra rete wifi. In questo caso vedete è già connessa perché abbiamo utilizzato precedentemente la nostra connessione, lo potete vedere dalla parte superiore dove vedete mostra anche una spunta in corrispondenza della nostra rete wifi. Poi abbiamo la possibilità di settare la lingua e di modificare anche il tipo di trasmissione fra EZCast e EZMirror. Ritorniamo indietro sempre tramite la pulsantiera che abbiamo qui sul dispositivo.
E poi in seguito possiamo decidere tramite le varie opzioni che vedete sullo schermo del Galaxy S5 di avviare le diverse opzioni che permette diciamo, questa Tron Smart T1000. È davvero interessante rispetto a tutti gli altri prodotti di questo tipo che abbiamo provato perché ci integra un gran numero di possibilità davvero interessanti. Inoltre l'applicazione che permette tutto ciò, quindi è Zcast, vi ricordo che è scaricabile gratuitamente dal Play Store, è veramente curata sotto ogni aspetto. Vedete qui sopra si inizia con la condivisione multimediale delle foto e ci permette di andare in galleria ed andare ad aprire le diverse foto che abbiamo noi scaricato in memoria. In questo caso, vedete, possiamo aprire e ridirigere nelle varie foto che abbiamo sul nostro dispositivo e quindi andare a navigare nelle varie foto che abbiamo salvato qui in memoria. Ovviamente l'opzione per la condivisione delle foto è solamente un esempio. Abbiamo anche qui la possibilità di utilizzare la telecamera dello smartphone, vedete, per riprendere i contenuti e persino anche girare la telecamera e quindi vedere cosa stiamo guardando, diciamo, in questo momento con la telecamera frontale. Ovviamente ritorniamo al menu principale dell'applicazione, vi è anche la possibilità di condividere musiche, scegliere fra le varie possibilità dove andare a riprendere le canzoni. In questo caso, vedete, vi faccio ascoltare la canzone di classica di Samsung. E come ascoltate, si riprodurrà direttamente dalla TV il brano che abbiamo scelto dallo smartphone. Poi possiamo decidere di aumentare il volume, in questo caso è al massimo dallo smartphone, ma quasi al minimo dalla TV. Però vedete che sostanzialmente il metodo funziona. Ovviamente le funzioni continuano anche con la riproduzione del video. Vediamo in questo caso un esempio. Abbiamo avviato, vedete, sullo smartphone la riproduzione del video. Ovviamente stiamo parlando di un video Full HD da riprodurre ovviamente dallo smartphone, ma che sulla TV, nonostante la qualità della risoluzione settata al massimo delle possibilità, non è fra le migliori, diciamo, qualità del video della riproduzione, quindi è accettabile sì, ma poteva sicuramente essere una qualità migliore, ma trattandosi solo di una trasmissione tramite Wi-Fi, il risultato è più che accettabile. Inoltre poi fra le varie opzioni vi è anche la condivisione in live dello schermo o anche la navigazione web tramite il browser integrato all'interno dell'app. Vedete, in questo caso adesso possiamo navigare su qualsiasi sito. Partiamo con google.it per farvi un esempio pratico. La navigazione risulta abbastanza lenta e spesso difficoltosa come ad esempio in questo caso, ma ciò dipende solamente dalla nostra connessione. Quindi nel nostro caso siamo molto lontani dal modem, quindi con una piccola antennina non riusciremo ad avere un segnale sempre potente, ma comunque è efficace in ogni condizione. Poi vi è anche la possibilità di andare a leggere dei documenti tramite ovviamente sempre l'applicazione. In questo caso vi faccio vedere un file PDF, una lettera di per i corrieri per ritirano ogni giorno pacchi verso la nostra redazione. Come potete vedere, si riesce perfettamente ad aprire i file di tipo PDF. Ovviamente il PDF è solamente un esempio, in quanto abbiamo solamente questo tipo di file adesso in memoria sullo smartphone e quindi possiamo mostrarvi solo questo tipo di dispositivi. In ogni caso è compatibile anche con la funzione di DLNA, quindi per lo streaming dei contenuti anche sui dispositivi che sono ovviamente supportati e diciamo è aggiornabile in non poche situazioni, ma ovviamente noi abbiamo provato una unità nuova appena ricevuta direttamente dalla Cina e quindi era già disponibile l'ultimo firmware che è compatibile appunto sia con Android che con Apple. Ovviamente siamo in presenza anche di un dispositivo compatibile con PC e Mac, quindi un dispositivo veramente interessante che dà filo da torcere a tutti gli altri Miracast in circolazione. Poi ovviamente il prezzo per direttamente, diciamo, stiamo acquistando dalla Cina è abbastanza concorrenziale, quindi dà veramente filo da torcere a tutti i dispositivi concorrenti. Se vi è incuriosito, continuate a leggere la nostra recensione su androidblog.it e per oggi è tutto. È Nicola De Cilli per Android Blog.